è arrivato a colpo sicuro, è sceso dalla moto, si è diretto all'interno del negozio e con il volto coperto dal casco armato di coltello si è fatto consegnare dal magazziniere tutto l'incasso. È ingente, secondo una prima stima oltre 20.000 euro, il bottino della rapina messa a segno alla ditta Idrocentro di Via di Tiglio a San Filippo. Il fatto è venuto questa mattina alle 7, il bandito è arrivato in moto. È entrato con fare deciso nel negozio e ha sorpreso il magazziniere che stava proprio facendo i conti dell'incasso dell'ultima settimana. Una volta ricevuti i soldi è fuggito, una rapina molto particolare, l'uomo di sicuro aveva pianificato il colpo nel dettaglio, scegliendo azienda, giorno e orario. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza ed è proprio sul filmato che si stanno basando le ricerche e le indagini da parte dei carabinieri.